Buon pomeriggio, siamo a Bettolle durante il palio della Rivalsa. Tutta la settimana vi abbiamo raccontato di quello che accade e sta accadendo a Bettolle in questi giorni, una settimana di fermento tra eventi ed eventi collaterali in aspettativa del palio della Rivalsa. Quest'oggi si corre il palio, ma qua con me ci sono già i primi vincitori. Sono con Silvio Valentini, il vincitore del premio del miglior tamburino, con Federico Terrosi e Jacopo Picciafogli, che hanno vinto il premio miglior sbandieratore, rispettivamente Contrada Casato e Contrada Montemaggiore. Allora ragazzi, siamo in attesa della grande corsa, però voi quest'oggi avete già vinto, possiamo dire, il vostro palio, il palio della Rivalsa. Allora ragazzi, primo anno che vincete? Io sì, è il primo. Anche io sì. Cosa si prova a vincere questo premio? È una grande emozione che viene condivisa anche con tutta la contrada. Esatto, sì, concordo. E ci sta anche l'ansia e tutte le altre cose. Quando abbiamo fatto anche il giro del paese, abbiamo visto la tribuna, è sempre una grande emozione. E quindi smorziamo un po' la tensione, sì, che sì. È andata un po' scemando alla fine, perché vi siete veramente rilassati. Esatto. Poi invece Silvio è già abituato alle vittorie, eh? Seconda vittoria, terza vittoria con questo premio, perché stavamo disquisendo se era la seconda o la terza. Beh, talmente tanto abituato a vincere che ha perso quasi il conto. No, Silvio. Allora, cosa si prova a vincere questo premio? Ma niente, è una grande soddisfazione, perché ci alleniamo per diversi mesi, per cui è il risultato di allenamenti e tanto sudore. Sudore quello che stiamo provando noi, sì. Allora ragazzi, da quanto tempo è che voi sbandierate? Perché avete deciso di prendere in mano la bandiera? Allora, per me questa è la quinta edizione e in realtà ho iniziato per scherzo. Una volta andai alle prove dei ragazzi che sbanderavano prima di me e mi dissero: guarda, se sei interessato puoi venire a provare qualche volta. E da lì è iniziata la tua carriera. Esatto, sì. Tu Federico? Io invece già da piccolo facevo qualche prova con la Proloco e poi è 3 anni che faccio questa sbandierata e il primo anno mi chiamarono lui già da esperienza e mi chiamò per entrare nella contrada, e quindi mi piace anche perché è un'esperienza totalmente diversa, anche quando entri in piazza e vedi tutta la tribuna, tutta la contrada a vederti. E invece Silvio, tu perché hai deciso di suonare il tamburo e se è l'unico strumento che suoni? Ah sì, questo è l'unico strumento che suono, ho iniziato questa passione da 5 anni che suono e ho iniziato perché mi piaceva molto il rumore del tamburo, il suono del tamburo, per cui ecco, ho sentito un contrada, se hanno bisogno di un tamburino e mi hanno accolto subito. Allora, voi mi dicevate che si prova delle grandi emozioni entrando in piazza, quali sono le vostre emozioni? Quando si sente lo speaker che annuncia il tuo nome è qualcosa di come se ti esplodesse il cuore. Vedi la contrada nella tribuna che ti acclama, a striscioni, insomma, è qualcosa di unico, è indescrivibile. La penso ugualmente anch'io, è una cosa impressionante, stupenda. Si gronda. A parte il calore di oggi, che cosa hai provato quando entri in piazza oramai, e suoni questo strumento? Oramai ci siamo abituati perché è già da diversi anni che suoniamo, per cui ecco, però è sempre una grande emozione perché tra le trombette, tra gli striscioni è sempre il cuore che ti batte a mille quando entri. Allora ragazzi, non vi chiediamo altro tempo perché avete voglia di andare a festeggiare in attesa della corsa qua a Bettolle verso, non diciamo un orario preciso, la contrada Caselle, Casato, Ceppa, Montemaggiore e Poggio correranno il palio della Rivalsa. Noi lo seguiremo la scalata dei 5 scalatori e vi diremo in diretta chi spengerà la fiamma e quindi l'incendio di Bettolle. Salutiamo i nostri ragazzi. Avete un rito scaramantico? No. Tranquilli proprio? Sì. Ma non si può dire. No, non c'è. Allora, mandiamoli a vedere il palio della Rivalsa con voi, seguite e continuate a stare in diretta sulla Vallitana. Grazie ragazzi. Arrivederci.